Ciao amici di Lights Out e benvenuti nel mio salotto. In che cosa consiste il programma? Vi faremo entrare nella vita della persona che si cela dietro ogni artista, dove c'è una storia fatta di gioie, dolori, sacrifici, emozioni vissute a pieno. Noi vi sveleremo che cosa accade ad ognuno di loro quando le luci dello spettacolo si spengono. Oggi con noi abbiamo un DJ, un musicista, uno dei personaggi più significativi del mondo della notte. Fin da giovanissimo suona la batteria e canta in diverse band punk rock, genere musicale che lo ha sempre affascinato. Oggi, da DJ professionista, dopo aver fatto ballare diverse generazioni, emoziona ancora il suo pubblico con lo stesso entusiasmo e passione, grazie alle sue selezioni musicali che rendono sempre le sue esibizioni incomparabili. Oggi con noi ho il piacere di presentarvi Marco Bellini. Ciao Marco, intanto. Ciao. Grazie di aver accettato il mio invito a Lights Out. Grazie a te, Enrico, di avermi invitato. Ciao, beh, Enrico. Innanzitutto, come dicevo nell'intro, sono onorato di averti qui perché forse non tutti sanno, per me sei stato uno dei miei idoli quando ancora cominciavo ad addentrarmi nella musica, quindi per me è un vero onore averti oggi qua. Mi fa piacere. Partiamo immediatamente con la prima domanda. Vorrei che tu raccontassi a chi ci segue come sono state le origini di Marco Bellini, cioè come è nato tutto, da quando tu sei nato a quando poi sei arrivato alla professione. Vabbè, allora tutto è nato, se andiamo proprio indietro, possiamo partire dalle scuole elementari, sì. Diciamo, io mi ricordo i miei compagni parlavano di motorini, invece la musica, già, perché avevo un fratello più grande. Ecco, che faceva già musica? Anche sì, però insomma io quando avevo 7-8 anni lui ne aveva 5, dico ne aveva perché purtroppo non c'è più in questo mondo già, okay, da tanti anni mio fratello comunque. Ok. E lui portava i primi 45 giri a casa, e ti aveva già primi anni 70, per cui parliamo di musica rock, i T-Rex, Mark Bolan, David Bowie. Non lo conosci. Ecco. Quindi aveva già cominciato ad appassionarsi, esatto, a questo mondo. Esatto, una cosa che non dimenticherò mai nella mia vita. Penso che ogni persona nella sua vita ha dei punti che non li dimenticherà mai. Mi ricordo che quando sentì Starman di Bowie, era il 1972, per cui io avevo 8 anni, 64, 72, 8 anni, ok. Sentì un brivido, te lo giuro, cioè non mi dimenticherò mai sta cosa. Quando partiva il ritornello di Starman, "He's a star, man", e inconsciamente già, hai capito, probabilmente, che ti aveva già affascinato. Esatto, per cui ero già appassionato di musica, grazie a mio fratello, mia madre mi comprava i primi dischi, Alice Cooper è stato il primo disco che mi comprò mia madre, Billion Dollar Babies. E io volevo i dischi già a quell'età là, insomma, per cui tanto rock, chi mi conosce lo sa, insomma. Beh, sì, io provengo dal rock, ecco. E da lì quindi cosa che mi piace tuttora, insomma. Beh, trovi un altro che ti dà ragione. E da lì quindi tu ti appassioni alla musica e non alle cose dei tuoi coetanei, che tanto mi parlavi, quindi motorini, le cose. Esatto, la patente ti posso dire me la sono fatta a 26 anni, perché di solito sai ragazzi, a 16 anni sanno già tutti guidare, a 18 si fanno la prima roba, la patente. Quindi tu ti appassioni alla musica e questo vabbè è il primo passo, poi insomma passano gli anni, la prima volta che ho messo piedi in una discoteca ero sempre, io ti posso premetto, sono stato molto precoce su tante cose, anche tanto libero, nel senso adesso potremmo stare qua 2 giorni a parlarne, però famiglia, mio padre è divorziato da mia madre che io avevo 3 anni, per cui mia madre mi ha tirato su, lei lavorava, però avevo tanto tempo libero. Ma tu hai fatto degli studi? Avevi fatto nel frattempo degli studi? Ho fatto studi, diciamo, le scuole. Della terza media. La terza media, basta. E come dicevo nell'intro che ti ho presentato in questa puntata, so che tu hai cominciato appunto giovanissimo, ma suonando la batteria. Quindi non c'eri appassionato alla musica, ma prima di fare la professione di DJ, avevi cominciato suonando la batteria. Se vuoi ti posso dire le mie fasi. Sì. Allora, la mia prima fase era una fase hippie. Parliamo metà anni 70, 76, 77, hai capito? Sì.
giravo con le persone più grandi di me, andavo giù nelle piazze a Trieste, per chi non lo sa, io sono triestino. Beh, penso si senta anche dalla cadenza e dal dialetto. Per quindi, cui io anche andavo in giro in autostop, io finita la terza media sono andato in Marocco in autostop con mio fratello. Diciamo che anche gli anni... insomma, non erano cose che tutti i ragazzi di quell'età facevano. Okay. Ecco. Cos'è che ti stavo dicendo? Sì, per quindi, cui la fase hippie, sì, poi da là la fase punk, che il punk l'ho vissuto, cioè ascoltavo già i dischi punk, le cose più famose, Sex Pistols, Ramones, già nel 77-78. Nell'estate, diciamo, nel 79, sì, tornai da un viaggio e nel giro di un mese buttai via le fly, le hippie, sai, Cilun, tutte quelle robe là, e punk, hai capito? Quindi è cominciato il cambiamento di look. Hai stravolto totalmente il look, chiaramente. Esatto, ho iniziato a colorarmi i capelli, sai, prima neri, poi con la mesh bianca, poi le creste, poi se vuoi che parliamo di quegli anni a Trieste, insomma. No, volevo concentrarmi. Era divertimento, ma era anche una guerra. Volevo concentrarmi proprio sul fatto che tu, prima di iniziare la tua carriera da DJ, hai iniziato una carriera da musicista, perché comunque suonando la batteria, poi io so anche cantando in diverse band punk. Sì, ok, adesso non a livelli professionalissimi, però qualcosina ho fatto. Però sì, hai avuto modo di ho di fatto sfogare, diversi concerti, band che cambiavamo nome spesso e volentieri, si provava poco, ci si divertiva di più rispetto a magari andare in, sai, nella sala prove a provare. Com'è adesso? Intendi, forse una volta c'era meno tecnologia, nel senso che si provava, ma no, eravamo si faceva... noi così, insomma, eravamo un po' io e i miei amici dell'epoca, insomma, eravamo un po', come ti posso dire, dei disadattati fra virgolette, sì, insomma, sì, sì. E quindi vi rifugiavate nella musica per sfogare in un certo senso, chiaro, o per gridare, chiaro, in un certo senso. No, chiaro, era il nostro modo la di nostra vivere. Ribellione, credimi, era una guerra quotidiana. In quegli anni. Cioè, adesso vedi uno che passa con la cresta, sì, oh, ma in quegli anni là. Ma perché mi parli di... La polizia mi portava in questura. Mi solamente fatto, per il sì, tipo sì, di look. Sì, sì, sì. A volte io gli chiedevo, ma perché mi fate questo? Mi menavano. Loro mi dicevano, guarda, no, ci chiamano le vecchiette che ti vedono per strada e prendono paura. Ma cosa volevo dire? Io ero minorenne, avevo sì, 16 anni, 17 anni. Volevo collegarmi al fatto che tu appunto mi dicevi che suonavate con queste band punk, perché so che tu hai avuto modo una volta di suonare nel carcere di Trieste. Sì, 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 ci vuoi un po' raccontare come è nata poi questa idea di suonare nel allora, carcere beh, quello, di Trieste? Vabbè, non è che l'ho organizzata io la sì, cosa, è stata organizzata da altra gente che poteva fare una cosa del genere, e è stato una bella soddisfazione, perché insomma sono andato due volte in carcere io. La prima mi hanno arrestato per schiamata, no, le devo raccontare queste cose. No, mi hanno arrestato per schiamazzi notturni, avevo 17 anni. Quindi è successo il sabato notte, un sabato notte, per cui il giudice la domenica non c'è, mi hanno portato al Coroneo, che è il carcere di Trieste, e lunedì mattina mi ha mandato via. Fatto una notte di... Quindi una notte l'hai fatta tra virgolette, da detenuto. Due notti ho fatto da detenuto nel reparto minorenni. Sempre e una volta l'hai fatta da esatto, da questo nell'84, sì, abbiamo fatto sto concerto nell'ora dell'aria, chiaramente sì, al pomeriggio, dalle 4 alle 5. Sì. I secondini ci portavano gli strumenti. Alla fine il direttore del carcere mi ha dato la mano. C'era una divisione tra voi che suonavate? No, allora eravamo sul palco, ci hanno montato un palchetto così nell'ora dell'aria, c'erano tutti i detenuti chiaramente, perché figurati in carcere non succede niente, perché un evento così... Comunque penso, immagino che a loro... Metà li conoscevo, chi più chi meno, ciao, alla fine abbiamo anche potuto abbracciare. Quindi alla fine penso sia stata una bella esperienza. Sì, sì, poi io ero nel mio periodo più che punk, più dark, per cui mi sono presentato capelli neri, tutto truccato, con un teschio, gli avevo fatto un teschio, una cresta di ovatta, sì,
con la benzina, sai, quella per gli accendini, gli ho dato fuoco e sono venuto fuori così. Quindi già ti sentivi un po' rockstar in un certo senso. Ma non mi sono mai sentito rockstar, le cose le fai, dopo ti venivano qualcun altro dirà così. Quello è così, una rockstar o meno. Insomma. Io sono così, non è che penso, non è che ho fatto le cose pensando sono la rockstar o sono... Cioè ti venivano quello spontanee in un certo senso. Lo diranno gli altri. Cioè te venivano così nel senso più spontaneo. Ma sì, sì. Naturale. Sì, ma sì. Io mi sono sempre sentito una persona normalissima, alla fine, pur rendendomi conto che magari, sai, vivi in una società, specialmente in quegli anni là, dove vedeva gente così, cioè già andavi a Londra, era un'altra cosa. Da quello che so, tu eri andato a vedere in quegli anni, appunto, che eri appassionato di questa musica punk, eri andato a vedere un gruppo punk, adesso non lo so se comunque erano i tuoi idoli o no. E che cosa è successo? Nel momento in cui sei andato a vederli a questo concerto, poi so che la festa o comunque quel gruppo si spostava in un privé di Milano, tu anticipando questo gruppo in questo locale di Milano, che cosa è successo? Il locale pensava eravate voi le star e vi hanno fatto entrare, stai parlando dei Cramps? Sì. Ok, niente, ero andato a vedere i Cramps, li avevo già visti, che stiamo parlando dell'86, suonavano a Milano a Rolling Stone. Sì. Uscendo dal concerto qualcuno mi ha dato un invito, mi ha detto guarda c'è sta festa in centro, in un clubino vicino al Duomo a Milano e ci sono anche i Cramps là che vengono. Perché là. Poi si spostavano dopo il concerto Sì, dopo il concerto li avevano invitati in questa discotechina, okay. Mi ricordo che c'era Ringo, sai Ringo, sì. Ringo che faceva il DJ, sì. Là, Ringo quello sì. Della radio, sì. Insomma. E... No, quindi tu è stata una bella serata. Ma voi siete arrivati in questo locale? Il locale vi ha fatto passare perché pensavano fosse... Sì, c'era sto privé, ci hanno visto che eravamo belli agghindati. Che anche insomma. All'epoca avevi comunque le creste, questo abbigliamento punk. Sì, per cui ci hanno fatto accomodare là pensando che eravamo o i Cramps o l'entourage. E quando è arrivato il gruppo? Ah, niente, erano seduti là con anche noi e siamo passati una bella notte assieme. Quindi hai potuto fare quattro chiacchiere con, restare con un gruppo che adoro ancora adesso, insomma, anzi uno dei miei preferiti. Quindi spostandoci poi più avanti, tu in un certo senso hai lasciato non la passione per la musica punk, ma diciamo il modo di vestire, la moda punk, per approcciare ma sai, allora, a diventare scusami DJ. Un attimo. Sì. Il punk non è una moda, e dopo non è neanche come ti vesti. È chiaro che, specialmente in quegli anni là, insomma, l'immagine per il punk è, come ti posso dire, un malessere che uno ha dentro. Io la vedo così, non è una moda. C'è uno stile di vita o proprio, no. Come intendi tu, un modo di gridare, forse un modo di essere modo e gridarlo? Come ti posso dire... Uno stile di vita rock and roll, ma quello o ce l'hai o non ce l'hai, nasci in qualche modo così, è già scritto. Una ribellione tutto, in un è già certo scritto senso. Tutto da qualche parte, insomma. Quello che sei, quello che eri, quello che sei e quello che sarai. Quindi tu in un certo senso modo. Dici, io ho accettato di far entrare nella mia vita il punk perché sentivo che ne facevo parte, in un certo senso, lo sentivi dentro? Vabbè, sicuramente sì, ma è tutto datato dalla musica che ti piace, è tutto là. Non ho mai visto le varie fasi musicali partendo, che ne so, da Elvis Presley in su, tutti i cambiamenti, non li ho mai visti come delle mode. Sono delle cose importanti per chi le sente, per chi ci crede e per chi trae del godimento da anche dall'ascolto da quella musica. Insomma, sicuramente non piace a tutti, ma meglio così, insomma. Beh, ogni stile di musica poi non ho mai sopportato le persone che ti dicono mi piace tutta la musica, cosa vuol dire? Cioè, beh, sicuramente ti appassioni c'è di musica più che mi piace, okay. Musica che non mi piace, certe cose non le trovo ripilanti, ma è giusto che ci siano per quel tipo di gente là, ma è giusto così, non siamo mondo tutti bello uguali. Perché è vario. Esatto. Se no. E com'è stato poi il passaggio dalla musica punk a diventare ad oggi la tua professione da DJ? Cioè, c'è stato un salto o è venuto così? No, beh, quello no, è successo che stiamo parlando nel 90,
adesso non ti voglio spiegare bene il motivo, ma anche sì, se vuoi, insomma, cioè, parliamo di drogherie, sì, non c'è nessun problema. Ecco. C'erano due amiche mie di Trieste, che loro già andavano 2 anni prima, andavano giù al Diabolica, che è stato il primo after in Italia, a Rimini, a Riccione, sì. No? E mi parlavano di queste pastiglie, queste estasi, queste robe, devi provare. Io ero un po' scettico, ero nel mio periodo proprio rock and roll Los Angeles, capelli un po' lunghetti, cotonati, sai, sì. Seconda metà degli anni Ottanta, ecco. Finché un giorno, in una discoteca di Trieste, dove facevo il DJ io, dove mettevo musica rock and roll, una di queste due mie amiche mi ha messo in bocca in mezza di queste pastigliette qua. Sì. Dopo mezz'ora, ero anche un po' ubriaco, sì. Dopo mezz'ora, mi è passata la balla dell'alcol, ero Gesù Cristo, cosa succede qua? C'è il senso di onnipotenza. Mi sentivo bene, sì. Bene. E questa mia amica, e questo è il venerdì, ok? E il giorno dopo, il sabato, con questa mia amica, mi ha detto dai andiamo a Jesolo. Io sono andato a Jesolo per la prima volta, al Movida. Sì. E da là diciamo è cominciato tutto l'ambaradan del Veneto. Il tuo esordio però, come mi dicevi prima, è stato in questo locale di Trieste. Beh, io facevo il DJ appunto, ho iniziato nell'82, era 82-83, non mi ricordo. Questo locale, come si chiamava questo locale? Allora, era già un locale storico prima, allora quando ero proprio ragazzino, e tornando a prima, che ti ho detto, la prima volta che ho messo piede in una discoteca, avevo 13 anni, era in questo club qua, che si chiamava, all'epoca si chiamava Renudo, ok? Renudo. Sì, Renudo. E mi ricordo, era una discotechetta che avrà avuto, non so, 80 metri quadri, tutto il locale. Un clubino. Mi ricorderò sempre che quella prima volta appunto che sono entrato di sera, no? A parte che non facevo le domeniche pomeriggio, sì. Mi sembrava il locale più grande del mondo, hai capito? Quindi lì sei stato sia prima da cliente, esatto, e poi sei stato da... Esatto, poi dopo un po' di anni sei ritornato, sto da parlando DJ di Clara appunto, questa che poi siamo stati fidanzati per diversi anni, prese lei il locale in mano. Cambiò il nome, lui, ci ispiravamo molto i primi anni al Plastic di Milano. Sì. Infatti si andava spesso anche a Milano a vedere i concerti, al Plastic. Anche per prendere delle idee, per poi riportarle nel club, esatto. Immagino. E là ho iniziato la mia carriera da DJ, dove erano anni che in discoteca, nel locale, nel Fesun, cioè andavi ogni sera. C'erano serate d'inverno che non c'era una persona, però stavamo là. Avevi già capito all'epoca che sarebbe divenuta la tua professione? No, in certo senso? No. Lo facevi per divertirti? Era un ragazzino, lo facevi e basta, dopo come fai a prevedere il futuro? Ma quando hai capito poi che sarebbe diventata la tua professione? Allora, quando hai iniziato a frequentare Jesolo, ci è voluto un mese, due, che insomma, fare amicizia, no? Sono diventato amico di Johnson Righeira, che lui appunto frequentava questi posti qua, perché in quegli anni abitava in Veneto. E quindi dopo un anno esatto, questo ti sto parlando, ottobre del 1990, ok? Nell'ottobre del 91 ho iniziato a mixare, spronato proprio da Johnson Righeira. Mi ha detto che era dopo Trieste, dopo aver lavorato a Trieste per tutti gli anni Ottanta, quell'anno là ero fermo, non lavoravo, insomma andavo fuori a Jesolo, mi divertivo, conoscevo gente nuova. Dopo un anno esatto che giravo là, ho iniziato a mixare. Il primo posto è stato, facevamo i giovedì a Padova, la Papessa. Non se l'hai mai sentita nominare. No, vabbè, era una one night settimanale organizzata appunto da Righeira, da Johnson. Si chiamava Caffè dos Astronautas, era il nome della serata. E poi le cose là, insomma, non è che ho dovuto fare tanta gavetta. Poi hai capito da là che sono comunque andato alla Scala, e ho fatto 2 anni di Scala, poi dalla Scala a Ida d'estate, a Real City d'inverno per tutti gli anni 90, Ida, più 1000 altri locali. A Ida, che ricordo per chi ci segue, è stato poi il locale che ti ha coronato in un certo senso come artista, in un certo senso, cioè... Già lì, insomma, eri Marco Bellini, sì, esatto, che tutti poi hanno conosciuto. Esatto, anche perché era un posto che faceva
d'estate faceva anche 5.000 persone. Tanta gente, sì. Lo ricordo, lo confermo. Faceva 5.000 paganti in luglio, agosto. È stato uno dei locali. Era ogni sabato pieno. È stato uno dei locali più incredibili in cui hai suonato o ne ricordi altri di più particolari? Cioè, uno dei locali... I locali dove fai i residence, specialmente in quegli anni là, che erano anni d'oro... Chiaro che insomma era bella, però insomma ho fatto serate in giro, in lungo e in largo, per l'Italia, anche all'estero. Chiaro che il locale residence sei là. Ed è stato uno dei locali che ti ha comunque ti ha dato molte soddisfazioni. Lo metto allo stesso livello anche con l'aria, nel senso si faceva d'estate la Ida e d'inverno l'aria. Dal primo anno della Ida, estate 93, per cui 93 e 94 tutti la stagione invernale, poi fino al 98-99 insomma, esatto. Da resident dopo, e poi è stato comunque, poi hai girato in tutti i locali in cui ti chiamavano comunque. Chiaro, erano anni che ti dico capitavano dei weekend che facevi 8 servizi in 2-3 giorni, una doppietta il venerdì, doppia, tripla il sabato, poi c'erano gli after hour. Ma non uno ogni tanto, più di uno, era, ma mi capitava di far tre after nella stessa mattina, uno alle 6 di mattina, uno alle 10, uno a mezzogiorno e le domeniche pomeriggio poi. Cosa che adesso non so se ci sono ancora in giro. Ci saranno sicuramente qualche domenica, ma non con i DJ di tendenza o underground. Mi leggo allora a tutte queste svariate serate che tu facevi, in tutte queste serate locali che hai potuto lavorare, c'è stato un momento nella tua vita, ricordi uno dei momenti più belli della tua vita professionale o anche della tua vita privata? La solita domanda da un milione di dollari, che ti posso dire, in quegli anni là non mi ricordo niente o quasi, ma è stato bellissimo. Ma uno dei momenti, mi ricordo che è uno stato dei momenti più belli della tua carriera professionale, qual è stato? Uno che ricordi in particolare? Cioè dire un momento non... uno che ricordi è più in particolare, o uno che ricordi più in particolare in quegli anni là, ogni serata era una figata insomma, per cui no. Sì, ce ne sono più di uno, dici? Beh, i numeri li abbiamo fatti, mi ricordo con l'Harley Davidson entrare in discoteca, insomma, l'ho fatto più di una volta. Perché tu ricordo, butta fuori, eri comunque amante, spostavano la gente. Amante, da quello che ricordo, avevi Harley Davidson e anche una splendida Corvette. Che ce l'ho ancora, è un po' ferma, le uso poco, ma è là, c'è sempre. E invece nella tua vita privata, uno dei momenti più belli nella tua vita privata? Dirti un momento bello, poi vabbè, sono diventato padre. Beh, quello immagino sia stato un momento... Allora, inizialmente ti spiego, quando la mamma di mia figlia mi disse guarda, sono incinta, voglio tenere il figlio, che poi era una femmina, insomma, è stata una tragedia. Ho detto, aiuto. Ti è aperto un mondo che non conoscevi. Avevo... perché non stiamo parlando di... cioè, mia figlia ha 5 anni adesso. Per come si chiama tua figlia? Elettra. Per cui parliamo che avevo 48-49 anni, 48, vabbè. E al momento, sai, non avevo mai preventivato di diventare padre. Per cui è stato un momento un attimino così. Dopo mese ho cominciato a rendermi conto di sta cosa, accettare l'idea. Anche quando è nata, è stato un momento emozionante quando è nata mia figlia. Ho assistito al parto, me l'ha andata in sta robetta così, mi è scesa anche la lacrimuccia. Sì. Immagino siano sempre momenti che toccano. È un bel flash, toccano. È difficile da spiegare, sono cose che puoi solo provare. E invece il rovescio della medaglia, il momento invece della vita di Marco Bellini, il più brutto, il più buio. Come ci raccontavi prima all'inizio, c'è stato, immagino, la perdita di tuo fratello, ci aveva accennato all'inizio. Sì, beh, quello è stato un... forse immagino dal legame. Anche la morte di mia madre, ero molto legato a mia madre. Anche un tumore, andato in ospedale, andavo a trovarla, una mattina la dottoressa mi fa, guarda, tua mamma ha qualche giorno di vita, così, me l'ha detto così a mezzogiorno. Sì, è stato mi sono sentito un po'...
anche perché da quello che ci raccontavi tua madre ti aveva dato tanto anche dal fatto della separazione. Mi ha tirato su, insomma. Quindi mio padre, insomma, poi lo rivedevo dopo quando ero già grande, è sempre stato un amico mio padre, poi anche lui se n'è andato nel 2009, chiaro mi è dispiaciuto, non abitava neanche più in Italia. Quindi niente a che vedere con la perdita di tua madre. Esatto, quello è stato un colpaccio, insomma, però dopo, sono cose che diventi adulti in un attimo quando ti capita. Nel momento in cui è successo, tu lavoravi, facevi serate? Sì. Perché, e riuscivi guarda, mia madre è morta nel 2001, Natale, i giorni di Natale. Quindi penso sia stato un doppio colpo, insomma, perché a Natale sappiamo che magari sono quei momenti. Mio fratello in cui era già morto prima, nel 94. Ma e quello che volevo chiederti, facendo le serate, dopo questo colpo che hai avuto, sei riuscito comunque a fare bene il tuo lavoro o ci sono state delle serate un po' particolari? Cioè, quasi non ti veniva voglia di fare la tua professione. Ma cosa vuoi? Dopo la vita va avanti, dopo i pesi, i macigni, belli o brutti che siano, te li porti dentro, insomma, dopo devi trovare una forza per andare avanti, insomma. E la forza di Marco qual è stata poi per reagire e ritornare, diciamo, alla vita di sempre, come hai detto ma tu, poi, non sai, si guarisce sai mai. Cos'è? Il tempo di solito sistema le cose, no? Sì, nel senso penso, di, insomma, immagino che più o meno per tutti penso sia così, dopo sai, magari c'è gente che... Vabbè, da queste cose qua immagino non si guarisca mai, nel senso che, come dicevi prima tu, il legame ripeto, rimane sempre... Ti sono cose che ti fanno crescere in un nanosecondo, diventi un uomo, anche se lo eri già prima, sì. Però lo diventi ancora di più. Comunque ho sempre pensato che dalle cose dolorose che impari tanto, lo stare bene va benissimo, ma non è altro che... Ma lo stare bene per me è un rilassamento per il male che puoi stare prima. Cioè dici il male insegna molto di più dello stare bene? Su questo non c'è dubbio, sono sicuro di questa cosa. E le giornate di Marco Bellini oggi come sono? Al di là della professione che... Sicuramente più tranquille di come potevano essere quando magari avevo 30 anni o anche 40, insomma, sai, dopo i 50 è vero che insomma un po' cambi, diventi un po' più saggio, che ne so, non c'hai sempre voglia di magari andare in giro, baretti, feste, robe, ogni tanto sì, ancora si diventa più saggi in un certo senso. Nel mio caso penso di sì, ma penso che sia il corso della vita di ogni essere umano, fra virgolette, normale, insomma. E a livello di produzioni, dischi, comunque adesso continui? Mi sono rimesso a fare delle cose da solo, perché per anni ho lavorato con Valerio Valveller. Sì. Avevamo fatto nel 2003-2004, quegli anni là, un po' so di dischi. Tu comunque avevi fatto svariati dischi. Abbiamo fatto Dirti, che insomma è quello che è andato meglio all'epoca, una piccola perla underground. E, stampato appunto da un'etichetta inglese, che poi abbiamo fatto ancora un po' di dischi con loro. E adesso da un po' di anni che sto facendo delle cose da solo, insomma ogni tanto faccio dei remix per qualcuno, perché li chiede. Quindi in un certo senso avevi un po' abbandonato, adesso mi stai dicendo che sei ritornato ad appassionarti di nuovo a quello che realmente... Però lavoro da solo, hai capito? Perché Valerio lui basta, insomma si è rotto un po' le palle. Smettere. Sì, già da un po'. Una domanda che volevo farti in questa intervista e che mi ha sempre incuriosito, la domanda può essere provocatoria o no, ma te la voglio fare lo stesso. È nato prima Marco Bellini come personaggio o la passione la passione e l'amore per la musica? Bella domanda. Bella domanda che non la capisco. Però cioè nel che senso? Tu ti sei appassionato prima di tutto alla musica, tutto quello come ci spiegavi prima, o comunque eri, cioè il Marco Bellini di oggi, che da come lo conosco io, lo conoscono ma tutti, allora seleziona che, minuziosamente la sua musica. Collezionando dischi che io già iniziavo appunto già da bambino, capito, a collezionare i dischi. No, perché come dicevo nell'intro,
la mossa, cioè come si dice, l'ingrediente vincente di Marco Bellini, a mio parere, è sempre stata una selezione minuziosa della musica che poi lui mette nei suoi DJ set, nelle sue serate. E allora la mia domanda veniva da questa: è nata più prima la passione per la musica, quindi la selezione minuziosa per sì, i tuoi dischi, per la musica da mettere, o il personaggio allora, Marco dobbiamo Bellini? Dobbiamo fare delle distinzioni. Sì. Allora, io mi ritengo un DJ old school, perché lo sono, sì, insomma. Per cui i DJ di quegli anni là, cioè uno diventava DJ perché? Perché comunque prima aveva una bella collezione di dischi a casa, ascoltava tanta musica. Aveva una certa cultura. Esatto, intendi? Insomma, cosa che forse adesso un po' manca. Tu pensi non, che... non in tutti, però ormai adesso, fra virgolette, fanno tutti DJ o... Anche per la venuta della tecnologia. Adesso, esatto, adesso prendono il computerino, premono il sync, fa tutto da solo, hai capito? Quindi per me dici, sono cose inconcepibili, per me DJ resta sempre uno che deve mixare col cursore, può anche sbagliare, ma... E quella è la figata di questo lavoro, se no... Quindi in un certo senso dici ci si è perso un po' la cultura ultimamente, cioè il DJ che suona non ha la cultura che si aveva una volta? Beh, a grandi linee sì, è così. Dopo ci saranno delle eccezioni. Conosco dei DJ giovani che comunque si comprano i vinili, c'hanno i piatti, mixano. Beh, come e, si mixavano una e tu pensi volta. Sia stato da un certo punto di vista un danno la venuta della tecnologia, del progresso? O ma si distingue in sai cos'è, di tipologie di DJ l'inevitabile avanzamento del progresso e così e basta, non è che sia meglio o peggio. Quindi dice, ognuno suona come io vuole. Ragiono per la mia epoca, per come l'ho vissuta io. Probabilmente il ragazzino che inizia a fare il DJ adesso è più facile, tra virgolette, sai, col computerino, il sync, le tracce, se li si scarica 1000 tracce in 2 giorni. Su una chiavetta. Sai, una volta c'erano i portatori, io mi ricordo c'era Ranch, non so, sai Ranch, sì, il primo after del Veneto. Erano proprio gli inizi, sai, io per entrare gratis ero già un po' amico di Leo Mas, loro, per cui gli portavo le borse dei dischi a Leo Mas. Pesantissime, cioè, adesso immagino. Adesso non so cosa vuoi, uno ti porta le chiavette, tipo il portatore di chiavette. Cioè dice, una volta ci si presentava con uno o due borsoni di vinili, adesso ci si presenta quasi con una borsettina che a volte, no, che a volte i butta fuori non pensano nemmeno guarda, che te le metti nel taschino, hai 2 chiavette con... A volte i butta fuori non pensano nemmeno tu sia, il DJ che deve suonare perché arrivi con nulla. Adesso vado e mi inoltro appunto nella domanda che ti ho anticipato prima. Ci sono dei progetti futuri per Marco Bellini? Ci sono dei sogni nel cassetto? Qualcosa che ancora devi fare, che stai progettando nella tua vita, di professione, nella tua vita? Vabbè, continuo a far sto lavoro per i tempi che corrono, però insomma un po' col nome che avevo all'epoca qualcosa poi si ci hai detto appunto che hai ripreso in mano le produzioni, esatto, si riesce ancora a fare. Dopo sai, viviamo in tempi che far le tracce adesso è una goccia nell'oceano, anche se fai delle cose ci perdono, fighe, dopo sai è tutto un lì è diventata tutta una roba di lì marketing sempre adesso. Lì sempre colpa del in digitale. In Italia poi siamo un terzo mondo, insomma, sempre stati per queste robe qua. Ma lì sempre colpa del digitale, di questi portali dove si mettono le tracce, come ma dicevi cosa tu, una penso goccia. Io che viviamo in un'epoca dove c'è troppo di tutto, non lo so. Però è così, è inevitabile che non sia così, è così e basta. Però c'è troppo di tutto. Troppo di tutto. Si è persa un po' la magia, non so, quando ero ragazzino pensavo ai miei idoli musicali, Alice Cooper, Roxy Music, prendevi la rivista, c'era Ciao 2001, vedevi le foto, era un evento, cioè adesso cioè, fai un click e ti vedi Alice Cooper che si è appena svegliato, che si fa la doccia in 30 secondi, per cui... Sai, una volta pensavi che erano dei marziani che e questo dici aveva rovinato in un certo senso la magia che attorniava questi divi? Un po', sai. Ci si addentra troppo nella vita delle persone. Un po' ti rendi conto che siamo tutti esseri umani e non è che ci sia tanta differenza.
Adesso mi volevo farti una domanda che io sottolineo sempre ironica, che ho nel mio programma, che è la domanda dello sliding doors. Cioè, Marco Bellini, se quel giorno non avessi intrapreso la carriera da DJ, non avessi suonato in quel locale di Trieste, oggi lo vedresti da qualche altra parte, farebbe qualcos'altro? Beh, come faccio a dirti sta cosa qua? C'è mai stato un altro tipo di lavoro che ti ha appassionato? C'era un'altra tua passione? Beh, che non hai potuto, no, che non no, hai no, potuto... per me la musica, anche quindi quando ero bambino, inconsapevolmente, però era la musica che mi interessava. Quindi tu dici, io non ho... A livello di ascoltatore di musica, perché ti dico, poi ti rendi conto che per raggiungere dei risultati devi impegnarti, hai capito? Per cui anch'io quando ero ragazzino, che ho suonato nei gruppi, cantavo, era un gran divertimento, l'impegno era quello che era. Mi ricordo il primo concerto punk che ho fatto, non neanche mi inventavo le parole. One, two, one, one. Hai capito? Era così. Però ci divertivamo. Quindi Marco Bellini, tu dici, non ha avuto uno sliding doors. Quella era la strada che volevi prendere e quella è la strada che tu vedevi nel tuo futuro. Non c'erano altri. No, non vedo altre cose, insomma. La. Cioè, la musica è quello che volevi fare. Ha ricoperto, ricopre e ricoprirà finché vivo una grossa fetta della mia vita, ma è così. Ed è bello così. Io lo dico perché non mi vedresti, non so che faccio cosa. No. Il direttore di banca. Lo chiedo a te. Il vigile urbano. Beh, vedrei bene. No, mi devi uccidere, cazzo, piuttosto. Va bene, chiudiamo la puntata che abbiamo fatto assieme a te. Io nel finale delle mie puntate di Lights Out leggo un aforisma che scelgo per gli ospiti e poi gli ospiti me lo commentano. Io per te ho scelto un aforisma perché nel senso buono ti ho sempre visto un po' come un pazzo, ma nel senso buono lo dico perché, come dicevi prima, tu hai sempre fatto quello che ti veniva di fare e lo hai sempre fatto in un modo talmente semplice che la gente... emozionava la gente e in un certo senso immagino. Ma questo dovrebbero farlo tutti, non è che mi sento speciale per questo. Quindi ti leggo questo aforisma che ho trovato per te ed è semplicissimo. Il pazzo è un sognatore sveglio. Pensi realmente che i pazzi siano dei sognatori ad occhi aperti? Ma penso proprio di sì. Tu lo sei stato? Io lo sono, ma lo sarò sempre. Hai sempre vissuto la tua vita un po' di sogni o...? Ma un po' anche sì, dai. Nel senso, ho avuto grandi soddisfazioni e dopo però c'hai sempre degli obiettivi da raggiungere, delle cose anche irraggiungibili, ma è solo il fatto di pensarle. Cioè tu hai sempre creduto nei tuoi sogni? Quando pensavi a una cosa, come adesso dicevi, irraggiungibile o comunque un tuo desiderio, l'hai sempre inseguito? Ma dopo fino a un certo punto, perché sai, certi sogni irraggiungibili... C'è mai stato sono nella... proprio irraggiungibili. C'è mai stato qualcuno nella tua carriera che ti ha commentato come, penso chiunque faccia questo lavoro l'avrà sentito, ma chi te lo fa fare di fare il DJ, non si guadagna, oppure è un lavoro che poi quando diventi vecchio, che cosa farai? C'è mai stato qualcuno? Vabbè, ma quel problema ce l'ho, nel senso, non è che... Cioè, c'è sempre stata gente che ti ha spinto ad andare oltre, cioè a fare un altro tipologia di lavoro. Ma allora... Puntualizziamo una cosa, cioè, puntualizziamo. Oh, okay. E tutto quello che l'ho fatto perché volevo farlo io, dopo qualche aiutino da qualche amico, ci può essere stato qualche consiglio, ma... No, io intendo, c'è mai stato qualcuno che ti ha dato contro, nel senso, chi te lo fa fare, di fare questo lavoro, e tu invece hai detto, no, a me piace. No, beh, ma è chiaro, dopo, ho conosciuto migliaia di persone nella mia vita. Gli amici li conti sulla punta delle dita, chiaramente, ma di conoscenti ce ne sono tantissimi. Quindi tu hai gente sentito... che magari ti vuole anche male, ce n'è stata, perché mi ricordo anche negli anni della IRA mi arrivavano delle voci, no, Bellini all'AIDS, Bellini è questo, ma gente, sai, cioè... Purtroppo nel mondo ci sono i personaggi che non decidono di esserlo. E gli adoratori dei personaggi, che è tutta l'altra fetta di gente, hai capito? Io sono quello che sono, se tu mi dici che sono un pazzo in senso buono, il personaggio, chiaro. Perché lo pensi tu, io mi sento la persona più normale di sto mondo.
non ho manie, non ho segreti nascosti, non ho delle cose che non dirò mai a nessuno. Negli anni ho imparato a conoscere le persone, quello sì. Magari quando ero più giovane ero più ingenuo, nel senso... Seguivi ti potevi anche lasciare abbindolare da qualche cretino, hai capito? Poi, ma tutto serve. Poi questo mondo l'importante ti ha fatto... è usare la testa. La testa deve lavorare sempre. Ti chiedo un'ultima cosa. Una sigaretta, se hai voglia, no? Se hai voglia di commentare lo slogan di questa trasmissione, che è Lights Out, ognuno di noi è una luce. Tu pensi realmente che ognuno di noi sia una luce? Grande. Mi piace come cosa, sì. Bisogna saper trovare l'interruttore però per accenderla, quella è la cosa essenziale. Pensi ci sia anche qualcuno che in un certo punto della vita tutti ci possa hanno aiutare? Una luce, ma se non sai dove, come accenderla, parlo di te stesso, quindi dici, interiormente. Quindi dici, serve sia la nostra la luce c'è, ma che quella degli se non altri. Sai come accenderla, resti nel buio tutta la vita. E pensi ci sia qualcuno che ci aiuti nel corso della vita anche a trovare questo interruttore? Ma penso di sì, perché cioè, non è che siamo solo noi da soli che riusciamo a risolvere tutto. E dopo, sai, come ti dicevo prima, negli anni ho imparato a valutare le persone, hai capito? E quello quindi, è importante. Quindi hai capito? A capire se uno è un cretino o se uno... merita di essere interessante, allora magari nasce anche un'amicizia. Nel mondo della dance, mi leggo solo velocemente in questa tua risposta, nel mondo della dance hai trovato dei veri amici? Vabbè, nel sì, mondo della no. discoteca, nel mondo sì, della notte, hai sì, trovato dei veri amici che tuttora sì, oggi sì, sì, vivi? Perché ti spiego, tutto il mio periodo veneto, quando ho iniziato in Veneto, poi negli anni insomma mi sono fatto degli amici che sono tuttora dei miei amici, non centinaia di persone, ma... I veri amici, come dicevi prima. C'è gente, magari c'ho l'amico di Milano, a Torino, a Brescia, hai capito? Magari... E mantieni i contatti con queste persone? Sì, magari in questi ultimi 10 anni non ci vediamo con la frequenza che ci si vedeva, però magari ogni tanto ci si sente, non c'è nessun problema, è come se fosse passato un giorno. Se l'amicizia è vera, è così. Io ringrazio Marco ancora per l'intervista e grazie per averci rivelato il retroscena della tua vita. Sia quelli una più piccola parte, perché potremmo andare avanti. Potremmo andare avanti ore e ore. Dai, magari faremo fra un po' di tempo un'altra puntata. Dai. Ti ringrazio ancora per la disponibilità e ricordo ai nostri amici di Lights Out che potrete trovare le magliette con il logo di Lights Out nel sito e nella pagina Facebook. Ringrazio nuovamente di nuovo Marco Bellini. Grazie a te, grazie a voi che ci seguono. Che ci seguite. E vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate, Lights Out, ognuno di noi è una luce. Ciao ragazzi!